Lo chiamavano il giardino per quando era messo bene, c'era di tutto c'era. Non l'avrei potuto far più perché ormai gli anni sono troppi. Parla del suo orto a San Martino di Fiastra, quello che ha curato e coltivato per 70 anni Giuseppa Fattori. Per tutti Peppina, la nonna divenuta simbolo del sisma del 2016 per la sua battaglia, quella di restare, nonostante tutto, nel luogo dove ha trascorso tutta la sua vita. Resta San Martino un borgo fantasma, come tanti del centro Italia. Qui c'è lei, 97 anni, il prossimo novembre, nella sua casetta costruita dai familiari sul terreno di famiglia a cui inizialmente avevano posti i sigilli. E tutti i miei ricordi da giovane, da vecchia, da terremotata, tutte belle, belle e brutte. Ora nel suo giardino c'è una piantina che attende di crescere, una vite donata dagli studenti del liceo Marconi di Conegliano Veneto. Questa piantina arriva dai ragazzi del liceo Marconi di Conegliano Veneto, che ne hanno fatto dono ai loro amici e colleghi di Recanati, e esprimendo l'auspicio che potesse essere piantumata in un luogo all'interno del cratere maceratese. E quindi ringraziamo i nostri amici di Recanati che hanno pensato a questa casetta, a mamma e al nostro desiderio di tornare presto a casa nostra. Loro stavano portando avanti da tempo un'iniziativa di educazione alla cittadinanza con l'Associazione Libera e quindi in particolare erano così molto interessati al discorso del post terremoto, quindi dei paesi del doposisma, e con particolare attenzione al discorso della partecipazione della popolazione alla ricostruzione. Loro sono venuti in gita scolastica appunto nelle Marche, quindi hanno fatto diverse località, però hanno trovato il tempo tra la visita alla Casa Leopardi e al Museo Civico di Recanati di partecipare in maniera, devo dire, molto attiva e propositiva ad un incontro che avevamo organizzato proprio sulle tematiche da loro individuate. I ragazzi hanno scritto una frase: ex vite vita, il desiderio della vita che è quello della nostra terra e è quello delle relazioni tra le persone. Continueremo a fotografare, oltre ad averne cura, questa piantina affinché nel corso del tempo continui a ricordare a coloro che possono, che hanno il dovere di prendersi cura di questi luoghi meravigliosi e delle persone che le hanno resi grandi.